attesa spasmodica, concentrazione e tanta adrenalina. È l'ultimo atto del moto estate in quel di Cervesina. Weekend di passione con tanta voglia di mettersi in mostra dopo un anno difficile che non ha impedito ai piloti di coronare il proprio sogno, correre e dare gas. Liberini Bianucci nella 600 Race Attack, Torchio Palladino nella 1000, Lusso Vitali nella 300 Super Sport. Saranno soltanto alcuni dei duelli che infiammeranno quest'ultima tappa per la vittoria dei rispettivi campionati. Kevin Manfredi e Maestri Wildcard di Lusso. Il circuito di Cervesina farà da cornice ad un ultimo atto imperdibile in attesa di un 2021 spumeggiante. E allora ragazzi, i nostri piloti sono pronti ad accendere i motori, spegnere i semafori e dare gas. Il motoestate è qui! Ai nastri di partenza con la Race Attack 600 in quel di Cervesina, terzo e ultimo round dei trofei in moto estate, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi. Andrea, andiamo a riepilogare quella che è la griglia di partenza che vede il Pullman Bianucci 1.22.947 alle sue spalle a completare quella che è la prima fila. Abbiamo Andrea Liberini e poi Cappelli. Questa è la prima fila interessantissima, dopo daremo un paio di spunti anche durante la gara, sapendo che c'è gara 1 e gara 2. La seconda fila parte con Como, che ha chiuso in 1.26.348, un tempo di tutto rispetto, non è così lontano da Cappelli, a 5 decimi, può insidiare magari anche per una terza posizione. E al suo fianco ad esempio abbiamo il buon Gianluca Romano, 1.26.769, Romano ad esempio ha collezionato 19 punti nei due round in quel di Varano, nell'ultimo weekend che precede quello che è l'ultimo di Cervesina, e al suo fianco Bocenti. Prime due file abbastanza interessanti, con tempi che non sono così lontani. Bianucci sembra fare però gara a sé. E beh, 2 secondi al secondo. Sì. Esatto, un secondo e mezzo, però ci sono ad esempio 3 secondi tra il primo e il terzo. Vediamo come poi riescono a effettivamente giostrarsela in gara. Terza fila che si apre con Zagoner, poi abbiamo Regonesi, abbiamo Lorenzo Vock, pilota estremamente interessante che potrà dire la sua sicuramente. In quarta fila abbiamo Luca Partigliani, Andrea, 1.28.562, molto staccato da Vock che chiude la terza fila. In decima posizione Partigliani ha chiuso diciamo il suo weekend di Varano scorso con 13 punti, poteva fare meglio, però è una posizione di tutto rispetto. Poi abbiamo De Nicola e Vignali, quinta fila, questa la lascio commentare a te. Benedetto e Morselli. Benedetto assolutamente personaggio anche io li ho imparati a conoscere anche al di fuori, sì, di quello che è il contesto motociclistico. Sono persone veramente meravigliose, tanto per iniziare. Esatto. Maurizio è arrivato lì e mi ha detto: ma Gianluca, sai, questa pista è un po' complicata, ci sono delle buche, non riesco a farcela. E non è tanto, lo so, qui stiamo, ce la faccio per dire, ma lui era consapevole. Invece William Bennett, Andre, 20 parte da 20 punti, non male, due prime due tappe di Varano, si trova in questa posizione, probabilmente pista diversa, c'è chi ha fatto più fatica. Certo, certo, assolutamente. E allora, che altro dirci, Andrea? Diamo la linea a Nilo per le classiche interviste pre-gara e poi ci vediamo qui per gara 1 dell'RTK 600. Ciao Andrea! Ciao! Siamo con Luca Partigliani, vogliamo chiedergli se è pronto ad affrontare questo circuito, anche perché oggi sembra possa essere una giornata di pioggia, più o meno, insomma. Sì, beh, adesso è un po' complicata perché ha piovuto stanotte, è ancora bagnato, però sta asciugando e io penso che entrerò con le rain ugualmente, perché tra poco devo entrare, tra mezz'ora. E proviamo a vedere com'è, per me è una pista nuova, sono venuto ieri, ho fatto primi turni, non avevo mai girato qua e vediamo cosa succede. Ma indipendentemente dal fatto che sia una pista nuova, ti senti più forte sul bagnato o sull'asciutto? Diciamo che una volta mi sentivo più forte sul bagnato e nelle ultime gare sull'acqua non sono andato benissimo. A parte, io non corro in pista, è solo quest'anno ho cominciato, faccio il campionato italiano velocità in salita. E su strada, insomma, è un po' diversa la situazione. Comunque, vediamo.
Siamo nei box con William Benedetto. Tutte le volte cerco di far impostare una domanda seria, altamente tecnica, da fargli, da chiedere, però poi mi giro, vedo il suo volto, è troppo simpatico, è un amico. E allora cerco di entrare un po' nel mio dovere e gli chiedo come ha intenzione di affrontare quest'ultima gara, che poi è probabile che possa essere oltretutto anche una gara dove piove. Sì, come piove penso che alla fine ormai si sta un po' aprendo e di pomeriggio, quando gareggeremo noi, la situazione sarà più che asciutta. Poi mi dispiace che come al solito questo motoestate vola, il tempo è volato come sempre e siamo alla fine ormai. Vabbè che era breve, ma è finito veramente subito e mi dispiace un po'. Volevo, non lo so, avere un po' più un altro round per vedere un attimo se potevamo migliorare, ma anche siamo arrivati a ottobre, quindi è finito. Tra poco siamo alle porte dell'inverno e niente, comunque mi sto divertendo, la moto è a posto, io sono discretamente a posto. Siamo a posto, dai, per vincere e cercare di fare sempre il miglior risultato possibile. Beh, la cosa positiva è che certamente a marzo-aprile non avremmo mai pensato di poter essere qui, per cui il fatto di comunque di poterci essere, anche se per poche gare, è comunque stata una fortuna. Sì, è stata una soddisfazione e uno scarico, perché come tutti fino all'ultimo pensavamo di non fare niente, ed è stato comunque carino ritrovarci e divertirci insomma. Volevo ringraziare il mio meccanico Francesco, che vieni qua Fra, che mi ha sopportato in questi 2 anni e... Buongiorno a tutti. E niente, insomma, grazie a lui riesco sempre a concludere e finire queste gare. Grazie Fra. Prego, grazie a voi. Grazie a voi anche per la simpatia, ci vediamo al parco chiuso. Va bene, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao. Buongiorno a tutti. Dunque, intanto abbiamo le situazioni sia da mezzo bagnato, da bagnato completo e da asciutto. Adesso siamo andati dentro con delle gomme usate perché non si rodano bene, non ho avuto rischiare al 100%. La pista si stava un po' asciugando, ma dovevi sempre vedere dove mettere le ruote. Siamo andati in progressione, abbiamo migliorato. Dopo vediamo, c'è un altro turno, gara 1, gara 2. Speriamo di portare a casa abbastanza punti per stare nei primi 4 della classifica Challenger. Vediamo di fare il meglio, di non combinare guai. Qualcuno diceva l'importante è rimanere in piedi. No, rimanere in piedi da turista no, bisogna sudarsene, i punti non vengono per niente. Io non voglio arrivare ultimo, cioè vado qua per migliorare me stesso, però sono 3 anni che non vengo a Cervesina, si sente, lascia pure. Guarda che quanto si dice che c'è da girare, fare i test. Ma non ne abbiamo avute le possibilità, non per noi e niente. Comunque è meglio che siamo venuti, ecco, invece di stare a casa, così almeno portiamo avanti il bagagliaio tecnico e non siamo indietro rispetto a nessuno. Vediamo. Questa è la risposta che ci aspettavamo da Maurizio Morselli, grande professionista. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Cervesina, Race Attack 600, 2,8 km per un round da 8 giri infuocato. Race Attack 600, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi. E allora è tutto pronto ai nastri di partenza. Sarà una gara, Andrea, interessantissima, con il Poleman Bianucci che vuole mettere nel mirino la vittoria finale e Liberini, Andrea Liberini, pronto a dargli battaglia. Eccoci qui, Andrea. Sta per iniziare gara 1 della Race Attack 600. Le luci rosse, le luci si spengono, via! Partenza con qualche impennata, vediamo subito uno spunto interessante da parte di chi? Proprio di Mike di Como. Mamma mia, partenza straordinaria per Como, mentre andiamo con Benedet sulla sua moto, partiva in 13ª posizione. William subito scavalca probabilmente Vignali. Como qui esce larghissimo, largo, forse sì. Lo infila Liberini, se non ho visto, anzi forse era Bianucci dovrebbe essere passato alle spalle di Como, forse no, intanto con Luca Partigliani che ha avuto una partenza forse complicata, intanto minacciosissime le nuvole. Andrea, eccolo qua Como, questa volta scavalcato per davvero, grande partenza di Marco Como. Sì, è partito molto forte e sì, diciamo che loro fanno tutto la domenica, quindi hanno fatto qualifiche, faranno gara 1 e gara 2 sempre alla domenica.
Il tempo non è dei migliori. Intanto siamo con Maurizio Morselli, che ha deciso di dare un po' di spazio agli altri per poi raggiungerli dopo. William Bennett invece invischiato in quella che è una lotta verso la decima posizione, sta provando a dare del filo da torcere a De Nicole Vignali. Marco Como, che ha collezionato 24 punti in quel di Varano nello scorso weekend con gara 1 e gara 2, quindi vuol dire che è un pilota che c'è. No, chi è che è caduto? Non vediamo il numero da qua. Clamorosa, c'è stata una caduta. Adesso cerchiamo anche di capire chi è, probabilmente De Nicola. Penso che sia De Nicola, se non addirittura Bocenti. Potrebbe essere anche Bocenti. È proprio Bocenti, Andrea. Intanto Bianucci davanti, Como, Liberini. Andiamo a fare anche un paio di calcoli, caro mio Andrea Tomio, perché Bianucci parte con 82, 76 Liberini, Bocenti 71, ma a questo punto Bocenti probabilmente dice addio alla vittoria del campionato finale. Purtroppo Liberini all'attacco di Como. Intanto Andrea, Liberini all'attacco di Como, vediamo se resiste. No, passa Liberini che deve lanciarsi all'assalto di Bianucci, che è davanti. Ricordo che con 25 punti Bianucci ne metterebbe ulteriori 5 su Liberini. Qui anche un gioco di calcolo. Allora io ti chiedo, Andrea, si fa un calcolo in una gara di 8 giri? Sì, devi fare il ragioniere per forza. Quindi tu mi dici, nonostante sia una gara da 8 e ci siano due gare un po' a modi superbike, devi fare un po' il ragioniere. In questo caso sì, quando sei all'ultima gara che ti stai giocando il titolo, conviene sì pensarci anche bene. Maurizio Morselli non fa nessun calcolo. Non lo sappiamo, ma no, sicuramente lui cerca di fare il meglio senza fare calcoli, tanto non dovrebbe avere il campionato in ballo. Esatto, Partigliani, andiamo con lui, settimo, subito prova di Franco mollarsi a Gianluca Romano, vediamo se prova ad uscire. Intanto anche Benedetto ha avuto un buono spunto, William Benedetto, partiva tredicesimo e decimo e sta provando ad infastidire Regonesi che si trova di fronte. Terzo giro che sta per scattare. Andrea, a questo punto mi sembra che Bianucci e Liberini stiano provando a lanciare una volata, una solo che può durare per 8 giri. Ti chiedo, secondo te possono farcela? Può farcela Liberini a raggiungerlo? Sì, certo, può farcela. Allora, mamma mia, che gara! Guardali, scusami, ti interrompo. Zagunner, Vocca e Romano se le stanno dando di santa ragione per il quarto posto. E anche da lì, altra situazione interessante. Cioè, potrebbe farcela Liberini, anche se. Allora, io adesso non vedo i tempi in gara, però vedo i tempi nelle qualifiche. I raffronti cronometrici sono un po'... I tempi nelle qualifiche sono bassi, cioè sono alti, nel senso che... Benedet, scavalca Regonesi, Andre, perdonami, ottimo sorpasso, lo abbiamo colto live, bravissimo, interno, l'ho sfruttato, non si è fatto riattaccare e adesso si va a prendere tranquillo l'ottava posizione, William Benedet, che bravo! De Nicola probabilmente perde l'anteriore? Lì è uscito proprio... Lì gli è scappata via effettivamente un po' di freddo. Ti dicevo, tempi un po' alti perché qua comunque nella 600 Race of Taxi si è girato un po' più forte di 24, così, quindi... Assolutamente, te lo posso confermare mentre siamo con Como che si trova in terza posizione. Intanto Liberini, non abbiamo in mano il monitor dei tempi, ma vi posso garantire, io seguendoli, che Liberini ogni volta faceva un piccolo step per avvicinarsi a Bianucci. Questo vuol dire che Bianucci non ne aveva così tante, così certo, tanto come in qualifica. Vuol dire che aveva sbagliato qualcosa Liberini in qualifica. Assolutamente. Mentre Como è una solo in terza posizione, lì dietro Vok ha scavalcato sia Romano sia Zagoner. Mentre siamo a metà gara, mi ha insegnato Andrea Tomio che non si fanno pronostici. No. Mi ha insegnato Maurizio Morselli che in questa pista è molto complicata, mi diceva tante buche, difficoltà e anche difficili. Andrea, ti chiedo, tecnicamente, dopo due volte essere stato a Varano, cambiare così in quella che poi è la sfida decisiva in questo caso. Sì, di solito quando vieni via da Varano e vieni qua la moto non c'è, fare tutto un altro lavoro, devi setuparla diversamente, eccetera. Assolutamente, mentre andiamo on board, o meglio live, con Partigliani che sta provando a trainare il gruppo con alle spalle Benedetto. Ricordo la caduta a questo punto anche di Bocenti, che abbiamo visto al primo giro, Andrea, e anche poi la caduta di De Nicola al terzo giro, purtroppo. Sono state due cadute veramente che particolari, che non hanno dato adito ai ragazzi di rialzarsi per poter proseguire. Andiamo ancora, quarto giro che imperversa con Benedetto che sembra indemoniato alle spalle di Partigliani e prova in qualche maniera. Voglio vedere la partenza di Benedetto. Mauri, straordinario, guarda lì come è fila di tutti i Morselli. Benedetto invece 4-4, ha cercato di prendersi
spazio, ha passato Morselli e poi con un interno, non so neanche io come abbia fatto a scavalcarne 4 di seguito, si è trovato in una posizione interessantissima. In questo momento è lì a lanciare la sfida per l'ottava posizione, bravissimo William Benedett. Riguardiamo la partenza di Maurizio Morselli. Maurizio è... è il nostro pupillo, è il nostro pupillo. Però dai, è partito, sembra partito bene e giusto questa volta, no? Non lo so, non lo so. Ho visto come stai di gara ai commissari, gli ho detto lasciatemi stare Maurizio, esatto. Lui può fare quello che vuole. Marco Como è partito, è lui a razzo, che ha impiantato tutti dalla quarta piazza, mamma mia. Poi evidentemente Andrea, l'abbiamo visto, ha tenuto il primo giro, si è fatto scavalcato Bianucci, sì, sì. Non è che si fa scavalcare un pilota, ha scavalcato Bianucci. Però dobbiamo dire la verità, Como ha avuto una partenza veramente buona. Bello questo slow motion, anche perché qua guarda quanto sfrutta il cordolo Bianucci, ad esempio ci sale sopra, sì, la sta studiando, lo vedo. Andrea Tonna ad esempio alle spalle, Como no, guarda com'è molto più largo sul cordolo. Ti chiedo, ha più performanza una curva alla Bianucci rischiando di più per la tua moto o è più performante Como? Lascia stare le moto che hanno in mano. No, tra l'altro che sono due Honda CBR entrambi, ma io non passerei sul cordolo lì, nel senso, io qua dentro... Infatti sto vedendo che tanti piloti, nessuno, no, ci è passato sul cordolo. Bianucci di cattiveria, quasi a volersi liberare degli avversari, a voler scappare. Io qua dentro che ho, nel 2018 ho girato in 21 in gara nella Open, ma non sono mai passato nel cordolo. No, l'ho visto, no, mi posso garantire, l'ho visto Andrea che ha fatto una faccia per dire cavoli, cioè, si fida dello strano, si fida molto. Talmente tanto che c'è proprio finito, cioè c'è transitato sopra, ma come un treno. E infatti adesso stiamo guardando un po' di slow motion bellissimi. Questo Gianluca Romano col 176, abbiamo visto Partigliani, belli anche qui, altri slow motion con Partigliani effettivamente qui molto largo, non si può parlare di usura perché qui siamo nella fase di partenza. Anche Andre con i 6 Benedett, che ha avuto un grande spunto, una grande rimonta. Guarda lì anche che bellino, forse c'ha l'occhialino Benedett, mi sembra di aver visto. Interessante, da chiedere. Regonesi alle spalle, Cappelli che partiva in terza posizione, ha avuto veramente, gli è andato tutto bene il setup della moto per quanto riguarda le qualifiche, ma evidentemente ha accusato qualche problema. Sì, questo caldo freddo a te ad esempio ti ha condizionato? Sì, sicuramente. Qua intanto vediamo Como. Beh, certo, caldo freddo. Poi ricordiamo che loro usano delle gomme stradali, che sono le D212, quindi sono gomme stradali che perché non sono... io ho scelto Andrea Tomio perché non lui mi dà tutte queste spiegazioni. Non sono gomme, diciamo, sono performanti, però sono comunque... Non sono da gara. Non sono, esatto, sono questo di derivazione stradale, quindi, ecco. Quarto giro, Andre Bianucci, Liberini, a questo punto mi sembra, te l'avevo detto, tempi alla mano, Liberini prendeva, rosicchiava qualche decimo ogni giro. Invece Como tranquillo in terza posizione. Vock, se non sbaglio, era riuscito Lorenzo a liberarsi di Romano e di Zagoner per provare a lanciare un assalto allo stesso Como, anche perché i due partivano da una posizione di classifica interessante. Classifica alla mano, Vocca aveva fatto 33 punti a Varano, Como 24, erano 37-33, erano diversi gli step sui quali si andava un po' a dinoccolare quella che era la classifica generale. Invece per i challenge e i rookies, tra i rookies Bianucci, Bettella, Cappelli, Bianucci, certo, aveva salutato, se ne era già andato già dal weekend prima, aveva fatto 50-50. Invece nei challenge Zagoner, Partigliani, Benedett, Morselli, Pepe, che non c'era, Max Pepe e Stolli Daniele, se la sono andati a giocare fino alla fine, con Zagoner in questo momento sesto, che ecco perché c'è quella lotta che per me è stato Benedett scavalcato probabilmente da Regonesi e forse attenzione, anche da Cappelli, qualche problema forse, perché due sorpassi in una due curva, due sorpassi in una curva molto particolare, anche perché stava andando fortissimo William. Zagoner, Partigliani, sfida nella sfida, Andrea, perché si giocano tutto per quanto riguarda la challenge. Ah, ecco, quindi vedi che c'è sempre tutto ritorna. Mamma mia, Mauri, guarda lì, ha dato il distacco adesso importante a tutti gli altri. Ha detto io vi rimonto, ma con una certa calma. Maurizio Morselli, mamma mia, e adesso sono vicini, adesso sono vicini, questi due ci fanno divertire fino alla fine. Vi ricordo che c'è anche una gara 2, Andrea, è un po' come in CRV, alleati, gara 1, gara 2, certo. E a quel punto è lì che si fanno dei calcoli. Però io penso, ti dico, per come
interpreto io, Liberini non ha più calcoli da fare, deve passare Bianucci se vuole avere qualche chance, perché sennò poi, se vuoi arrivare primo, devi sperare che Bianucci, non si augura mai, certo, o certo, cada, o arriva quarto. È certo. Liberini comunque ha ricucito lo strappo e abbiamo capito che allora ha avuto problemi in qualifica. Intanto con Luca Partigliani, anche lui, gara nella gara con Zagoner, per chi deve provare ad accaparrarsi quello che è il titolo challenge. Gli ultimi due giri possono essere usurati, secondo me? No, forse col freddo un po' strappate leggermente, ma no. Difficile da prevedere. Intanto Como prova ad affrontare quello che è l'ultimo tornantino, la curva 10, penso, prima del rettilineo finale. Andiamo ancora con Partigliani che si fa inseguire da Zagoner. Mamma mia, sono vicini adesso, Andrea, vero? Eh sì, sono molto, molto vicini. Un po' come sono vicini questi altri due, Bianucci e Liberini. Ma no, è scappato, forse non era Liberini. Era Morselli, mi hai scambiato il Morselli. Morselli non si scambia con nessuno, Mauri, eccoli lì, sempre appaiati, settimo giro, Andre, a questo punto guarda lì come incitano dai box, anche perché staranno sicuramente dando. Adesso ne sono andati perché non vedo più neanche Como. Sono scappati, Como ha mollato evidentemente, non ne aveva, ha avuto una partenza fantastica ma non ne aveva. Live con William Benedett, anche lui però ha mollato un po', Andre, si trova in decima posizione, adesso sta facendo tanta fatica, bellissima gara fino a quel momento, tanti sorpassi, ma adesso fatica William Benedetto. Molto, un po' troppo. Un peccato, qui siamo sul rettilineo finale, anche perché siamo al settimo giro, quello che tra un po' si trasformerà in final lap, come leggete di solito. Qui siamo con Marco Como, da solo, solitario, in terza posizione, però buona gara anche da parte di Marco Como. No, ma assolutamente, poi se vedi che non ne hai per andare a prendere i primi, che però non... anche dietro sono distanti, di quella tua gara arrivi terzo, va benissimo. Esatto, molto, stupisce molto, cercheremo anche di capire questo, come mai Cappelli partisse dalla terza piazza e si trova solo in ottava posizione. È lui che ha avuto un regresso importante. Live intanto, Andre, Bianucci, Liberini, dai, fammi tu un po' di Como, sempre Morselli, perché me lo confondo, eccoli, perché hanno la moto giallo fluo, guarda. Mamma mia, vai, fammi un po' tu di Live, dai, un po' guarda, adesso io penso che Liberini sia bello bello vicino, e come dicevi te, se ci fosse stato qualche giro in più, lui ogni giro rosicchiava. Vi posso garantire che le immagini sono straordinarie, perfette. Mamma mia, ultimo giro, adesso è vicino Liberini, adesso... prova l'ingresso, Andre, ci riesce? No, ancora no, però quali adesso... sono i posti migliori dove sorpassare? Te chiedo subito, da questa frenata che sta per arrivare, che non è questa che siamo di Benedetto, che si trova in decima posizione. Intanto dopo torneremo live con Bianucci, Liberini, evidentemente Benedetto ha accusato qualche problemino alla moto perché stava volando in precedenza Como. Intanto ha rallentato anche lui, forse ha capito e gli è stato detto dai box che non ci fosse la necessità di accelerare, anche perché Vok dietro si è messo alle spalle Romano e Zagoner, e forse è colui che può contendere la terza piazza sui due compare di gara 1 e gara 2, proprio Vok, che mi sembra averne anche rispetto alla volta scorsa. Partigliani sta provando, ma Zagoner ha allungato, piccolo strappo di Zagoner importante per la classifica challenge. Però io vorrei vedere i primi due, adesso arrivano, tu devi chiedere e ti sarà dato i primi due, eccoli. No. Ci stanno facendo vedere un po' tutte le moto, noi siamo interessatissimi a vedere anche questa Yamaha, mentre Liberini, Bianucci, Maurizio Morselli, dovevamo vederlo perché lui giustamente dice io offro il servizio di essere qua con voi, cioè lui fa il servizio di essere con noi, esatto, e noi dobbiamo guardarlo. E Mauri, complimenti per la gara che hai fatto, grazie per la brioche del sabato mattina. Questo è importante, vince Bianucci, Andre, vince Bianucci, Liberini alle spalle, guarda come esulta Bianucci, questa è una vittoria pesantissima. Mentre arriva anche Marco Como, Vok, mamma mia, si era avvicinato tantissimo, Vok, Romano alle spalle con Zagoner e Partigliani. La parte finale, eccolo qui, Como con Vok che gli aveva preso tantissimo, si era avvicinato tantissimo, anche Romano alle spalle, vince Bianucci, secondo Liberini. A Liberini serve un'impresa in gara 2 per poter provare a vincere quello che è il campionato, mentre là dietro si sparpagliano Partigliani, Cappelli, Regonesi, Benedett, Vignali, a quel punto è Mauri, straordinario, con calma arriverà col suo triciclo, ma noi lo aspettiamo perché gli vogliamo tanto bene. Bella, bellissima gara, Andre, bella. Vince Bianucci su Liberini. Adesso per se Liberini è difficile, forse sì, però anche lì ci rimarrà questo dubbio. Andre, allora io direi che gara 1 termina qui. Podio virtuale, eccolo lì Mauri, lo vedo che spunta, grande,
Bravissimo anche Maurizio Morselli, dodicesimo. Peccato per le cadute di De Nicola e di Bocenti. Sì. Ti dico, diamo appuntamento a gara 2, che è quella poi fondamentale per decidere il destino del campionato, un po' come il CRV1. Adesso le interviste. Andrea, a tra poco per la prossima. Ci vediamo a gara 2. Sì. A tra poco, ciao! È finita gara 1 per Partigliani, Luca. Com'è andata, Luca? Ma la posizione non la so, penso attorno a ottava, nona, decima, lì. Ho avuto problemi con la batteria della moto, non, in partenza non andava, sono partito anche male. E, insomma, la gara l'ho finita, ma adesso guardiamo di cambiare la batteria perché non possiamo farci spingere in griglia. E per il resto bene, ho fatto altri giri su sta pista qua che era nuova e mi sono divertito, ho cercato di riprendere quelli davanti a me, ce l'avevo fatta, ma sono finiti i giri e basta, per il resto dai, sono contento e vediamo gara 2. Ci vediamo dopo allora, grazie. Grazie a voi, ciao. Guarda, sapevamo che non eravamo a posto al 100% e siamo là di dietro, è inutile che mi nascondi. Adesso facciamo un'altra modifica perché c'è da provare, sono 2 anni che non vengo qui, ma almeno col gruppo non riesco a starci, li vedo un po' e buonanotte. Però lavoriamo per migliorarci, dopo sapevo già che non avrei fatto più di tanto, però c'è ancora gara 2, vediamo di fare qualcosa di meglio e di stare attenti perché l'ultima gara con i punteggi c'è non andare per terra, ecco, c'è da guardare anche quello. È l'unica cosa, purtroppo siamo in pochi e guarda caso che tutti quelli che ci sono bacchettano, è meglio così, perché è meglio decimo a Viterbo che primo a Frosinone. Grandissimo, ci vediamo dopo. È una battuta. Ciao, ci vediamo dopo. Di nuovo. 10 passi per raggiungere William Bennett che mi sta aspettando con quel suo sorriso fantastico. William, com'è andato? Cosa è successo? La gara, fino a metà gara andava tutto bene. Ho recuperato le mie posizioni, potevo recuperare altre posizioni, poi a un certo punto non sento più la leva del cambio, infatti perdo il pezzo e non riuscivo più a mettere, a scalare come volevo io e lì ho incominciato a perdere. Alla fine sono arrivato decimo, è un peccato, perché sicuramente potevo fare un risultato migliore, però vabbè, mi sono adeguato al problema. Ci ho guidato sopra e va bene così, dai, l'importante è che l'ho finita, perché a un certo punto mi sono detto ma sì, abbandoniamo tanto ormai, però ho detto no, bisogna finirli in qualsiasi condizioni. Sei talmente tenace che hai deciso comunque di arrivare, punto e basta. Ah sì, tanto a scalare non era un problema, era a mettere, ogni tanto mi scivolava e non entrava la marcia, ma dai, sono emozioni, sono esperienze e va bene così. Questa volta non è una battuta, mettere è sempre un problema. No, questa volta no. Questa volta è effettivo. È effettivo. Grazie. Ma ci rifaremo in gara 2, lì saremo sicuramente competitivi. Noi siamo qui a aspettarti, grazie. Un bacione, ciao!